Action Day il 20 settembre anche per la Campania. Nella calura estiva inizia quindi la campagna elettorale in vista delle urne. Pur se rallentati al lockdown degli ultimi mesi, cominciano a delinearsi anche i primi schieramenti politici. L'ex assessore di Torre del Greco, Monica Scione, ingegnere attiva nel settore aeronautico e ferroviario, ha annunciato la sua candidatura alle regionali. Su Facebook ha confermato la scelta di appoggiare in toto il presidente De Luca. Il suo impegno, promette, sarà per valorizzare a livello sia turistico che culturale il nostro territorio, con un occhio di riguardo al settore dei marittimi. Maggiori investimenti pubblici, inoltre, per le industrie campane e finanziamenti per innovarle e renderle più green. In opposizione all'attuale amministrazione regionale, invece, c'è Potere al Popolo, con due candidati torresi. Clementina Sasso e Marco Manna, ex pentastellati, hanno annunciato già da settimane l'appartenenza al nuovo schieramento politico e la loro candidatura per il 20 settembre. Di Potere al Popolo, sostiene Manna, apprezzo il fatto che sia una comunità in prima linea al fianco dei lavoratori, degli sfruttati, degli ultimi, di tutte quelle persone che spesso restano sole con le loro battaglie. Ben chiaro, quindi, quali saranno i valori portati avanti in regione dai due candidati.